La situazione del ponte di Curtarolo, che passa sopra il fiume Brenta, è arrivata anche all'attenzione del Ministero delle Infrastrutture. Sul piano della stabilità, il ponte è tra le strutture più a rischio della provincia, tant'è che l'ente ha già messo a bilancio 4 milioni di euro per un piano di interventi, ma ne servono molti di più. La scorsa settimana con l'assessore De Berti siamo stati al Ministero per chiedere che la strada non sia più provinciale, ma statale di ANAS, come è ovvio che sia, perché la 47 è impropriamente una provinciale. È stato un errore averla trasformata in provinciale, e abbiamo avviato queste pratiche che dureranno circa un anno. Nel frattempo la provincia sta andando avanti con la progettazione e la caterizzazione quanto prima di questa opera. Dopo alcune tensioni tra il presidente Bui e il suo vice, il leghista Marcello Bano, che chiedeva venissero posizionati dei varchi per impedire il passaggio dei camion che furbescamente transitano nonostante il divieto per i mezzi sopra le 18 tonnellate, il presidente ha fatto sapere che ci sono delle novità importanti che potrebbero addirittura portare alla completa chiusura del traffico sopra il ponte. Abbiamo commissionato adesso uno studio strumentale sulla tenuta del ponte. Se il ponte dagli strumenti e non dalla relazione visiva mi dà segni di cedimento repentino, io il ponte sono disposto anche a chiuderlo, però sappiamo che stiamo chiudendo una delle principali arterie internazionali, non provinciali, internazionali del traffico. Un provvedimento estremo che potrebbe avere pesanti conseguenze per le centinaia di imprese dell'Alta Padovana già messe a dura prova. È stato stimato dall'associazione di categoria che sono già intorno ai 9 milioni i danni correlati alle deviazioni che già sono in atto.